Nelle varie interviste che abbiamo registrato in queste settimane, abbiamo parlato di tutte le discipline sportive. In questa volta torniamo a parlare di quella che viene considerata la disciplina regina, lo sport più seguito al mondo, che è il calcio. Parliamo naturalmente di calcio locale, calcio canavesano, e abbiamo oggi una persona, un personaggio, un ex atleta, ma perché ha finito da poco a livello ufficiale, ma comunque rimane ancora tra gli amatori, quindi si diletta ancora a dimostrare quanto è bravo. Abbiamo Antonio Maio, Tony per tutti. Tony, Tony, buongiorno a tutti, buon buongiorno. pomeriggio, ciao Tony. Allora, con te vogliamo parlare un attimino, fare un excursus di quello che è il calcio canavesano, da come è cambiato il football canavesano. Tu che avevi esordito giovanissimo, hai vissuto il mondo dei professionisti, prima dicevamo a telecamere spente, hai vissuto sulla tua pelle quello che è stato forse uno dei momenti più importanti del calcio territoriale. Oggi però questo calcio è cambiato tanto. È vero che economicamente ci sono stati dei cambiamenti fondamentali, mutamenti fondamentali, il Covid ha dato un'altra brutta botta. Tony, raccontaci un po' appunto come vedi il calcio paragonato a quello che hai vissuto quando hai fatto gli esordi. Ma allora, come dici bene tu, il calcio è cambiato notevolmente nell'arco degli anni. Io ho vissuto gli anni forse un po' d'oro, diciamo, dal Ivrea Giustamente. Canavese e tante squadre in eccellenza, due o tre squadre in Serie D, e quindi si respirava un profumo importante. Adesso il livello è un po' calato, sia per quanto riguarda la possibilità anche dei giovani di intraprendere questa avventura che si chiama calcio, che secondo me è uno stile di vita Certo. dove si unificano dei valori che sono valori importanti, ma adesso come dicevamo noi prima appunto con il discorso anche social si perde sempre un po', no? Però devo dirti che poi fondamentalmente ci sono anche tanti valori che sono rimasti, che sono quello dell'unione, dell'approcciarsi l'un con l'altro, della gente, delle persone che intraprendono questa strada, sia presidenti che allenatori, che giocatori che hanno ancora tanta voglia di dimostrare e di dimostrarsi qualcosa. Io seguo abbastanza quello che è il campionato di promozione, perché ci sono le squadre un po' più di Certo. rilievo che sono state le mie squadre, Valorco, Rivarolese, e poi seguo anche molto il campionato di eccellenza perché comunque sia ci sono dei ragazzi che giocavano con me, tipo Beppe Cacciatore che fa Ah, sei allenatore a andato Borgaro, a Borgo. tipo la Volpiano Pianese dove c'è Licio Russo allenatore, e quindi seguo Dato, abbastanza. Tony, hai fatto tutti i nomi di un certo livello, a dimostrazione che tu appunto hai detto ex allenatore, ex compagno di squadra, perché a un certo punto nel calcio canavesano effettivamente l'apertura era enorme, nel senso che erano tanti anche gli atleti di livello, di qualità, che sceglievano di venire a giocare in Canavese. Tu sei stato uno dei punti di riferimento numero uno in tutti i sensi, perché portiere, il tuo ruolo Grazie, troppo è buono. vero, è vero, sia di maglia ma anche come in campo, come trascinatore, come elemento di punta delle squadre in cui hai giocato, e appunto tantissimi giocatori, tantissimi compagni di squadra di alto livello che arrivavano anche a categorie superiori. Sì, no, ma il calcio non è indietreggiato sotto alcuni punti di vista, ma poi è rimasto tale sotto degli altri, nel senso che appunto dimenticavo magari Livrea anche che è una Certo. squadra che adesso milita in promozione, ma comunque è una società importante, uno stadio importante. La domenica io spesso e volentieri vado quando posso, lavorativamente parlando, nel senso che Certo. poi devo anche dedicare un po' di tempo alla famiglia, via al lavoro, come tu ben sai, però vado spesso a vedere magari partite del calcio nostrano e ogni tanto mi rivedo anche nei miei trascorsi perché è sempre piacevole andare e salutare delle persone, dei personaggi con cui magari ho passato degli anni importanti e molto felici, molto felici. Tanto appunto, tu hai esordito che eri poco più che un ragazzino sotto il punto di vista anagrafico, nell'USAC, che alla fine dei conti era effettivamente una
un prodotto di quello che poteva essere un passo importante per quello che poteva essere il calcio canavesano, che poi purtroppo non si è evoluto. Hai appunto giocato con franchigie importantissime, Ivrea, Cuneo, dove hai esordito tra i professionisti, Alba, effettivamente hai anche, a un certo punto hai fatto anche una scelta di vita, nel senso che ti sei trovato un bivio e hai detto ok, sei stato pronto a allontanarti tra virgolette da quello che era la tua zona di comfort, la zona in cui, il territorio in cui eri cresciuto, e quello è anche dare un esempio anche ai ragazzi di oggi, che se vogliono cercare di emergere a volte devono anche avere il coraggio di osare, perché tu a un certo punto sei passato dal semiprofessionista, da fare il semiprofessionista a alle categorie non inferiori, ma sei ripartito dalla promozione e hai avuto coraggio, perché altri avrebbero potuto anche dire no, mi tiro indietro. Sì, hai detto bene tu, nel senso che io sono partito nel Castellamonte, perché la mia prima squadra è stata Castellamonte, il mio primo cartellino, chiamiamolo così, l'ho firmato col Vallorco e anche l'ultimo col signor Antonio Cesarino, ce l'ho bene appesi lì in camera tutti e due, e hai detto benissimo tu, nel senso che io a un certo punto mi sono dovuto trovare a un bivio dove ho messo in prima posizione, in prima cosa, il fatto di giocare a calcio, che è una scelta importante. È una scelta dove quando la fai qualche domanda ti viene anche in testa, perché non tutti arrivano così come è capitato a me. Certo. Però questo mi ha insegnato molto anche a relazionarmi con gli altri, ad avere molte persone a cui voglio tutto la bene, a conoscere un ambiente sano fino a un certo punto, perché poi purtroppo non possiamo nasconderci che nelle prime squadre capita spesso di interagire con dei personaggi che sono poco piacevoli, però ho sempre cercato di mettere sempre davanti le persone, e anche a volte su delle scelte che non erano ponderabili o magari logiche per me, relazionare i rapporti, comunque certo. Salutare sempre educatamente, anche perché noi a volte ci dimentichiamo che si sceglie, si valuta sempre per quello che è il giocatore, però logicamente il presidente deve far quadrare anche dei conti, assolutamente non sono le tue, e quindi bisogna sempre avere rispetto per chi comunque ti ha dato tanto e che magari in quel momento lì non può permettersi di arrivare a fare un passo in più. L'unica mia così cosa un po' che l'unica cosa che non ho usato un po' di più fare è proprio il fatto di un paio di volte mi è capitato anche di avere delle richieste fuori regione, e non me la sono mai sentita, nel senso che sono sempre stato molto attaccato ai valori della famiglia, sono sempre stato bene a casa, certo. Sono sempre stato molto amato sia dai miei genitori che da tutti quelli che mi circondano, e quindi il fatto di staccarmi proprio così drasticamente, bravissimo, era una cosa che non me la sono sentita, diciamo così. Forse magari col senno di poi qualche scelta, se l'avessi fatta, sarebbe stato così un trampolino di lancio, però sono contentissimo di cosa ho fatto, di dove sono arrivato e di quello che giusto. È la mia persona, seppur nel mio piccolo, ma credo certo. Di avere degli ottimi rapporti appunto con tutti. Tony, tu hai imparato tanto in questa tua carriera, adesso stai insegnando tanto, perché negli ultimi anni, già parallelamente a quello che era la tua carriera prima da calciatore, ma adesso che appunto ti sei staccato un po' dal mondo del calcio domenicale, hai deciso appunto di portare e di trasferire ai ragazzi che hanno voglia di intraprendere questo percorso, quello di giocare a calcio, e in particolare quello di difendere la porta, il numero uno, il portiere, questo ruolo che è fondamentale come gli altri, però è spettacolare, quello dove è anche rilevante, perché l'errore del portiere molto spesso si paga caro, molto caro. Ecco, cosa significa rapportarsi con i giovani di oggi? Quanto è bello e quanto riesci a trasmettere di quello che hai imparato, quello di bello che hai vissuto nella tua carriera sportiva? Sì, è molto bello stare con i ragazzi, perché poi soprattutto quando più piccoli sono a me più piacciono. Ho questo amore proprio per i ragazzi di per sé, nel senso che
riesco a dar loro quello che... Tu da padre, loro. Diciamo che... Io due femmine, quindi io giro saggi di danza e teatri okay. e quant'altro, però per me Davide veramente sono... è come se fossero veramente tutti figli miei, nel senso certo. che la prima cosa che noi insegniamo, che io insegno, dico noi perché abbiamo un team certo, molto schiattato, di ragazzi che tra l'altro giocano tutti in squadre canavesane, che la prima cosa che insegniamo è veramente il rispetto per questo sport, per questo ruolo, ma soprattutto per gli altri, per quelli con cui ti vai un po' a interagire, anche perché tante volte io lo so, il ruolo del genitore è un ruolo difficile, dove lavorativamente parlando uno è sempre preso da mille cose, avere degli educatori, certo. secondo me, è una cosa molto, molto, molto importante. Tony, ti interrompo dicendo, il calcio, e l'hai provato sulla tua pelle, è una scuola di vita che ti aiuta a crescere fisicamente, sotto il punto di vista fisico, agonistico, ma anche mentale e umano. Sì, sì, sì. Io lo classifico sempre come il rispetto si guadagna sul campo, questa frase mi piace, no? Ma certo. si guadagna anche nella vita, cioè... soprattutto nel ruolo che insegniamo noi, che cerchiamo di insegnare, certo. perché poi il ruolo del portiere è un ruolo dove ci sono mille paure, mille difficoltà, certo. perché come tu hai detto benissimo prima, sei sempre col dito puntato, è colpa tua, potevi uscire, potevi fare, potevi dire, potevi parlare, però poi quando ti relazioni poi nel percorso vita, certo. Queste paure si trasformano in sicurezza. Io, se sono una persona così sicura, a volte lo devo molto a questo ruolo che certo. ci sono stati dei momenti dove effettivamente non è stato molto facile, soprattutto quando le cose non vanno molto bene. Certo. Però mi è sempre piaciuto essere etichettato come un po' un leader, seppur abbastanza silenzioso, non amavo molto sbraitare o parlare. Non bisogna alzare troppo la voce, i veri leader sono quelli che con poche parole ti sanno dare la giusta... Sì, a volte però diciamo che per i giovani mi sono sentito in dovere di a volte richiamarli un po' all'ordine, perché soprattutto negli spogliatoi con qualche problematica, per insegnargli appunto come funzionasse questo mondo. Certo. Diciamo. Tony, concludiamo questa nostra chiacchierata, arriviamo, come diciamo sempre, purtroppo da un periodo non facile, dove la chiusura generale che c'è stata, i giovani hanno patito, anche gli adulti, ma i giovani hanno patito tantissimo questo blocco, questa totale assenza di possibilità di relazionarsi, eccetera. Quanto uno sport come il calcio, quanto una realtà come diciamo, la SPAM, che è quella che appunto prepara i ragazzi, e quanto aiuta anche ad uscire da questo guscio nel quale i giovani si sono chiusi? Ma è una cosa molto importante. A me piace dire che in questo momento ce lo siamo un po' lasciati alle spalle, perché adesso la cosa certo. sembra stia ritornando, è già ritornata sui passi precedenti, ma... Abbiamo avuto, soprattutto nel primo periodo, problematiche di ragazzi che avevano effettivamente delle paure dovute a questo benedetto Covid, che avevano, mi spiace ripetere la parola, però il fatto di rimanere a casa, di non interagire, di non essere, di non aiutarsi l'un con l'altro, è stata difficile e questo... Se mi permetti, mi volevo collegare al discorso estivo, nel senso certo. che noi lassù veramente evitiamo di farli stare molto attaccati a questi benedetti social, a questi cellulari, a queste cose certo. che comunque sono un diversivo per far vivere una vita ai ragazzi e darsi una mano, parlare, interagire, che secondo me è una cosa molto molto importante per loro. Infatti lo stage che sottolineavi prima, prossima estate tornerà lo stage dei piccoli numeri uno, che in realtà non sono sempre piccoli, ma sono sempre più grandi. Sono sempre più grandi. Questo è anche appunto un modo per cercare di riportare i ragazzi all'aperto, perché è fondamentale staccare un po' da quello che è stato un qualcosa di importante, che li ha aiutati nei 2 anni difficili, ma ora bisogna cercare di tornare a quello che erano forse le realtà di un tempo.
l'aria aperta, stare insieme, fare gruppo. Ma è la cosa che mi ci ha fatto notevolmente piacere, è l'afflusso che abbiamo tutti gli anni, che comunque ci fa comunque pensare che stiamo facendo la cosa giusta, ma il fatto che tanti ragazzi che non possono più partecipare per limiti d'età, perché poi quando diventano maggiorenni logicamente non possono più partecipare, ci chiedono di venirci ad aiutare, quindi sarà il primo camp fra un paio d'anni che avrà più organizzatori, animatori, più staff che bambini, però a noi questo ci piace, ripeto, riusciamo sempre a essere molto competitivi, riusciamo sempre a dargli qualcosa in più anche ai ragazzi. Grazie a tutti i nostri sponsorini che ci danno una mano, non li elenco perché sono tantissimi, ma comunque questo ci permette di far venire anche su loro, di aiutarci a pagare almeno le spese che abbiamo fatto tutti gli anni. Tony, grazie di questa chiacchierata, sicuramente ti inviteremo più avanti anche per vedere un pochettino come questa evoluzione del calcio locale proseguirà, con la speranza tutti si augurano che un giorno si torni ad avere di nuovo un periodo d'oro come quello che hai vissuto. Però sicuramente si è potuto vivere, e questo lasciamo dire fuori dai denti, perché c'erano personaggi come te, come tanti di quei ragazzi che ho avuto la fortuna di conoscere sul campo e che hanno lasciato un segno indelebile sia con i risultati, ma anche soprattutto sotto il punto di vista umano. Grazie a voi, grazie a te, ti ripeto, sei sempre troppo buono con me, ma speriamo soprattutto che le nostre squadre, le nostrane e canalesane riescano a raggiungere tutte quante gli obiettivi prefissati, almeno chiudiamo con una stagione in bellezza. Bene, grazie ancora, alla prossima. Grazie.